Via! Addio a te domani, che non verrà mai per me. Avrei voluto tanto incontrarti, ma tu non vuoi vedermi. Io ho tanta voglia di sognare, ma il sonno non mi viene più. Vorrei che oggi non arrivasse mai la fine, ma so che è impossibile. Vorrei solo sapere perché sono nato, per non vivere. Perché sono nato? Per portare preoccupazioni agli altri? Perché sono nato in questo secolo, in questa parte del mondo? Vorrei sapere perché avete tutti paura di toccarmi, perché nessuno mi bacia, mi accarezza. Vorrei sapere dove mi trovo, sulla terra o all'inferno. Cosa ho fatto per meritarmi tutto questo? Sono solo un bambino. Avrei voluto giocare, avrei voluto anche io una speranza di un domani. Avrei voluto anch'io contribuire allo sviluppo del mio continente, ma non mi è possibile. Addio domani, addio sogni, addio giochi, addio mamma. Il tuo immenso amore non potrà curarmi. Qua. Siamo arrivati al quarto anno ed abbiamo cominciato quasi per caso, in una sera d'estate, una sera come questa proprio, fra un sorriso e una canzone di quando eravamo piccoli. Così è cominciata questa splendida e meravigliosa avventura chiamata Festival Cartoons per l'UNICEF. Ci siamo chiesti che mondo avremmo voluto lasciare ai nostri figli. Beh, non certo questo, pieno di guerre, fame e terrore, dove i bambini continuano a pagare il prezzo più alto di questa follia umana senza fine né confine. I bimbi del domani. Noi, questa sera, vorremmo passare assieme a voi un po' di tempo spensierati ed in allegria. Ma in questo tempo, per favore, non dimentichiamoci dei bambini che non hanno più voce, dei bambini che non possono più correre perché mutilati dalle bombe della guerra, dei bambini che sono sporchi di fango perché per loro l'acqua è un privilegio o perché stanno scappando dalla paura di questa maledetta guerra. Dei bambini che al posto di vedere il blu del cielo per giocare, hanno visto il blu del profondo del mare per morire. Non dimentichiamoci dei bambini ammalati, dei bambini abusati, dei bambini che lavorano, dei bambini senza nomi e dei bambini senza futuro. Diamo noi voce a loro. Apriamo i nostri cuori e facciamo uscirne fiori per una volta, fiori. Questi sono tempi bui per tutti, ma vogliamo e dobbiamo tenere accesa la fiamma della speranza. Quando calerà il sipario su questa serata, tutti saremo un po' più felici, perché tutti questa sera avremo aiutato qualche bambino, donandoci e donando. All'UNICEF la possibilità di farlo è grazie all'UNICEF che ogni giorno milioni di donne e bambini ricevono aiuti umanitari e farmaci. Nei posti dimenticati da Dio, nei posti colpiti dalla guerra, dalla fame, dalla carestia, nei posti colpiti dagli eventi naturali e dai cataclismi. Ricordiamoci che i volontari e i mezzi dell'UNICEF sono sempre lì, presenti ed in prima fila. Non facciamo mancare il nostro appoggio ai bambini e all'UNICEF. Oh.
passato il mare, ricordati di pregare appena puoi. Ora che ho lasciato la mia nave, ora ho nel cuore una parola sola ed è per te. Nel tuo bacio il mio pensiero vola, ho paura e non ho fiato in gola. Faccio pugni con la mia coscienza, senza te. Adesso che ho passato il mare, regalami un coraggio forte come il tuo. Ora che ho lasciato la mia nave, ora ho nel cuore una parola sola ed è per te. La tua voce mi riscalda ancora, nel tuo abbraccio avrei bisogno ora. Faccio i conti con la tua saggezza, senza te. Da che parte la mia terra, ricomincia un'altra storia. La mia sorte, il mio destino, la mia stella, il mio cammino. Da che parte la mia terra, nascondendomi nel buio, madre abbracciami. Respiro l'aria fresca, fremito di rabbia dentro di me. Che piedi sono fretta, piango ma non passa. Prega per me. Da che parte la mia terra, ricomincia un'altra storia. La mia sorte, il mio destino, la mia stella e il mio cammino. Da che parte la mia terra, dentro il cuore la memoria, e negli occhi il mio destino. Madre, abbracciami. Buonasera a tutti. Il mio microfono funziona, sì. Buonasera a tutti, ben ritrovati per la seconda volta alla... e benvenuti a tutti quanti in Piazza della Pace per la quarta edizione del Festival Cartoons per l'UNICEF. Questi i nostri cantanti, coloro che questa sera ci faranno divertire e passare una serata allegra, ricordiamocelo sempre all'insegna della beneficenza, perché tutto quello che questa sera si ricaverà da questa serata andrà all'UNICEF. È il progetto che hanno scelto loro cantanti, è 100% vacciniamoli tutti, quindi questa sera noi vaccineremo bambini più che potremo e salveremo loro la vita. Ragazzi, io vi inviterei a scendere, grazie. Vorrei presentarvi la conduttrice di quest'anno, la mia nuova conduttrice. Ti conoscono? Ti conoscono? Oh, voglia! Signori, Alessandra Marsella!
troppo gentili. Oh, io pensavo di aver superato l'emozione, ma ogni volta che salgo... Anche io. Ci eravamo detti con Alessandra, ma no, ormai è fatta, è andata. In realtà io sono emozionata come l'altra sera. No, io forse ancora peggio, perché ho preso coscienza. L'altra sera ero invece una cosa sprovveduta così, al momento invece oggi. E allora, visto che è la sua prima volta da conduttrice, voi non fatele mancare l'appoggio e applauditela più forte che potete. Un applauso grande per Alessandra. Il caffè è pagato per tutti dopo, eh? Bene Alessandra, sono saltate un po' le scalette perché ricordiamolo che stiamo ripetendo la serata perché ahimè domenica sera si è scatenato l'inferno e quindi abbiamo dovuto interrompere mentre proprio cantava Andrea. E quindi stasera c'è qualche piccola variazione, qualche ospite non è potuto essere presente proprio perché la Kalimba, no? Per altri sì, la Kalimba Studio Dance, che comunque ringraziamo perché ci ha portato i bambini domenica, però Gianni che non sì, c'era ti si è perso uno spettacolo bellissimo perché c'era la più piccola che aveva 2 anni e la più grande 6, ballavano il flamenco. Ti avrebbero fatto girare la testa sicuro, erano bellissime. Comunque noi ringraziamo la maestra Carmen 40 di avercele sì, portate. Grazie infinite. Purtroppo per impegni, altri impegni per questa sera loro non possono essere presenti qui con noi, ma non mancheremo di stupirvi, ecco. Allora Alessandra, noi dobbiamo innanzitutto ringraziare, dillo tu, l'amministrazione comunale. Brava, era una domanda o una conferma? Ho imparato, era metà e metà, dai. Allora ringraziamo assolutamente l'amministrazione comunale di Nociglia, ricordiamola, che ci ha dato per 2 volte il suo benessere, quindi vuol dire che ci vuole proprio bene. Quindi... E questa sera noi accogliamo con grande, grandissimo onore la dottoressa, dillo, io mi sono scritta il nome, vediamo se tu Elizabeth. Lo sai. No, no. Donatella Petracca. Facciamo un applauso, lei questa sera... Rediano, scusami. Però te l'ho scritto, No? Ah, me lo sono scritto, vabbè, non importa. Ho pensato per me. Come al solito. Benvenuta, dottoressa Petracca. Lei nella giuria rappresenterà l'amministrazione comunale di Nociglia. Questa sera abbiamo un'altra bella novità, perché il nostro presidente storico, signor Gianni Macri, domenica per problemi suoi personali non era potuto essere presente, ma quando ha saputo che era andato tutto all'aria non ci ha pensato 2 volte a partire da Taranto e a venire a fare il ruolo di presidente. Quindi questa sera noi avremo 2 presidenti, il signor Gianni Macri e il signor Edoardo Ferro. Quindi un applauso ai nostri presidenti. Beh, voglio parlarci io, tanto certo. Non ce li ho scritti, però li conosco benissimo. Abbiamo il vincitore della scorsa edizione, Fabio Zappatore. Applauso. E il nostro... Ti lascio per te per ultimo quel signore vicino a Gianni. Io presento quale signore? Quello di io qua? Presento Babbo Natale, quello con i capelli. Ah, quello con i capelli. Allora, famoso batterista della band Koala, che faceva cover dei Pooh, ricordiamolo, il signor Angelo Aprile. Giuria tecnica ovviamente, insieme al nostro Gianni Macri. Io voglio ricordare che Gianni è un autore e un compositore e Gianni è un batterista, per cui loro saranno la nostra giuria tecnica. Gidio, ti ha chiamato Babbo Natale? Ma sai che gli voglio bene, ci vediamo almeno 2 volte al giorno con lui, quindi il caffè e tu insieme agli altri, guarda, siete pronti? Allora presentalo come si deve, dai. Egidio Leone, rappresentante per l'UNICEF di Nociglia. Ecco qua. Allora, io spiego di nuovo brevemente ai nostri giurati come si voterà. Voi avete 3 schede perché questa sera le categorie che cantano sono 3. I baby, gli junior e i senior. A ogni fine esibizione dei bambini, quindi dei grandi e dei ragazzi, voi avrete tempo per... tirare giù le somme e votare. Si vota dal 6 al 10 con il mezzo punto, ricordiamolo, e ogni volta che voi avrete fatto il punteggio avete una busta, mettete il risultato nella busta e lo consegnerete a Francesco in modo che non ci possano essere manipolazioni o ripensamenti. Io vorrei solo invitare Gianni, scusami, prendi solo le buste, aprile. Fai vedere che le buste sono rigorosamente, non c'è scritto niente nelle buste, proprio per trasparenza,
perché noi ci teniamo alla correttezza e alla trasparenza. Quindi prendi quella, non so, degli junior, degli senior, dei senior, mostrale, fai vedere a tutti che sono rigorosamente non scritte, vuote. E questo vale per tutte e tre le categorie. C'è poi inoltre un premio che noi organizzatori abbiamo deciso di dare quest'anno, di istituire. Prego Alessandro. Il premio per la più bella voce. Sì. Ed è una novità per noi perché non l'abbiamo mai fatto. Però sinceramente quest'anno ci siamo sentiti in dovere verso i nostri cantanti, tesori, di, sì, di dare una possibilità bravi in più a qualcuno di loro. Quindi ecco, un po' per loro, un po' per noi, qualcun altro dei nostri cantanti verrà poi premiato. Questo premio più bella voce esula dalla tecnica, quindi non deve per forza essere non intonato, perché i nostri cantanti sono tutti intonati, ma noi vogliamo premiare, anzi i giudici premieranno su nostra indicazione ovviamente, noi abbiamo detto a loro di sentire la voce più bella, proprio la qualità della voce, ecco. A parte la tecnica, ogni studio, quello che può essere. Detto questo, Alessandra, mi hai detto che i giudici ognuno deve votare per sé? I giudici ognuno vota per sé, ovviamente, anche perché ognuno di voi ha un orecchio diverso, quindi ognuno di voi potrà dare una valutazione. C'è chi magari potrà valutare perché gli piace il pezzo o perché magari gli sta simpatica quella persona, mentre dalla giuria tecnica ci aspettiamo il voto tecnico, ecco. E l'ultima cosa però che ci penso che sta a cuore ad entrambe, certo, e anche ai nostri giudici, perché comunque un parte li riguarda, è che i nostri amici, fratelli, concorrenti, chiamiamoli i nostri cantanti, non devono sfidarsi l'uno con l'altro, ma devono collaborare e fare in modo che la loro voce arrivi più in alto e più lontano possibile, per regalare un sorriso e un abbraccio coloroso a qualcuno più sfortunato di noi. Infatti ricordiamo che questa non è una gara, qui ci stiamo trovando fra amici per aiutare i bambini che sono molto meno fortunati dei nostri, che fortunatamente, ringraziando il Signore, hanno la fortuna di mangiare, di potersi lavare e quant'altro. Bene, allora noi dobbiamo aprire adesso ufficialmente il festival. Quindi si dà inizio alle danze o alle o al canto? Cosa c'è scritto qui? E qua dice inizio gara. No, qua cosa c'è scritto? Ah sì, è vero. Ah ecco. Scusa, ha ragione. Allora, buonasera, sono onorata e felice di presentare il vincitore della scorsa edizione, Fabio Zappadore, che può accomodarsi qui con noi sul palco gentilmente. Ecco, Fabio è stato, ricordiamolo per chi non è stato presente lo scorso anno, il vincitore della scorsa edizione con una canzone del pezzo di Mulan, ma io non mi ricordo mai come si chiama, adesso ce lo faremo dire da Fabio. Lui, adesso con lui entriamo, come ho detto già domenica, il passaggio del testimone, no? Il passaggio di testimone dal vecchio al nuovo festival, ovviamente. Fabio, io ti cedo il microfono, anzi no, tu dovresti cantare con quello. Sì, assolutamente. Faccio la valletta. Ci manca la valletta ogni anno. In teoria domenica scorsa avevamo uno steward. Ah, dove sta lo steward? Avevamo fatto i complimenti per la presenza dello steward, ma stasera si è licenziato. Ah, eccolo, arriva. Scusate, ma gli uomini vanno sempre ripresi, non so se siete d'accordo, donne. Grazie steward, sei bellissimo. Soprattutto cerca di essere presente. Grazie. Allora Fabio, io non me lo ricordo mai il pezzo, come si chiamava? Farò di te un uomo. Ok, Fabio Zappatore, vincitore della edizione del Festival dell'Unicef, del Festival Cartoons per l'Unicef, anno 2015. E con Farò di te un uomo. Dal cartone animato Mulan, ricordiamolo. Signori, Fabio Zappatore. Più si vedrà l'uomo che
che non sei tu. La foresta è calma, ma nasconde in sé mille più minacce, vi trasformerò fino a far di voi degli uomini sempre pronti a tutto e poi degli eroi come me. Davvero non ne posso più, io ci lascerò le penne, ma che schifo la ginnastica, così li distruggerà, spero che non se ne accorga, di nuotare non sarò capace mai, veloce come veloce il vento, un uomo vero senza timori, potente come un vulcano attivo. Quell'uomo sarai che adesso non sei tu. Manca poco tempo, gli uni ormai sono qui. Sopravviverete, spero ma non so. Io combatterò, ma senza voi. Quindi va, non servi più, l'uomo che cerco io, non sei tu. Veloce come veloce il vento, un uomo vero senza timori, potente come un vulcano attivo, quell'uomo sarai che adesso non sei tu. Come veloce il vento, un uomo vero senza timori, potente come un vulcano attivo, quell'uomo sarai che adesso non sei tu. È stato un successo anche quest'anno, bravissimo, Fabio. Bravissimo, bravissimo. Premi non ce n'è quest'anno, quindi. No, puoi darlo a me. Grazie, Fabio. Noi con questo apriamo ufficialmente. Un altro applauso a Fabio, dai, festival. Che scende dal palco. Allora, però, ho bisogno dello steward. Scusami, steward. Francesco, scusami, puoi venire due secondi? Perché vedo che si è incastrato un cavo nelle assi. Prima che facciamo danni. Aspetta, Alessandra, facciamolo fare a lui. Io non posso. Nel frattempo noi cominciamo a ricordare. È stato un cavolo, passava di là, sai? Ok. Noi cominciamo a ricordare gli sponsor di quest'anno, coloro che ci aiutano ogni anno affinché questo festival possa decollare. Vai, Alessandra. Inizia. Sì. Ringraziamo Ortopedia Solda di Poggiardo. Vai. Museo Elettrodomestici in Nociglia. La Rustica, Trattoria Pizzeria Ristorante Migiano. Black and White Parrucchiere. Nociglia, Paninoteca da Massimo, Nociglia, Supermercato Vignale, Nociglia, Zomania, San Cassiano, Farmacia Alessandria Esposito, Nociglia, Pizzeria Tacos, Poggiardo, Accademia del Colore, Poggiardo, Il Cortile Pizzeria, Nociglia, Bar 84, Nociglia, Chiosco della Villa, Nociglia e Antica Tabaccheria, Nociglia. Ricordiamo inoltre, sì, va benissimo l'applauso, eh? Ci sta. Ci sta assolutamente. Ricordiamo anche il bar Amnesia Nociglia, Sunna Gioielli, Poggiardo, Particolare da Linda, Poggiardo, Atelier dei Preziosi, Ruffano, Presicce, Pet and Food, Scorrano, Ceramicando, Nociglia, Mondo Sport, Tricase, Agrinatura, Nociglia, Abbigliamento Michele Laghezza, Francavilla Fontana, il bar del Palazzo Baronale, Nociglia, Despardi, Vergari Giuseppe, Nociglia, Pasticceria Angelo Ognoni, Nociglia, Non Solo Fiori, Nociglia, Schizoid, Creative Art, Nociglia, Tabaccheria De Matteis, Donia, Nociglia. Grazie signori sponsor. Un altro applauso. Doveroso.
Allora, a questo punto noi possiamo riprendere da dove eravamo rimasti domenica, no? Eravamo rimasti, che ero rimasta da sola sul palco. Allora me ne vado, ciao. Ecco, a posto. I miei bimbi sono pronti, inizia la gara degli junior. I bimbi sono tutti qui, presenti? Baby. Ok. Inizio col presentare... è venuto, cioè non è venuto, non ha, non è riuscito ad arrivare un bambino che si chiama Alfredo Cautadella. Aspettate. Cataudella. Sì. Cataudella, è vero. E quindi passiamo direttamente a Fino Andrea di Nociglia. Allora Andrea, dimmi. Allora Andrea, buonasera. Ricorda, tanto qualcuno già ti conosce, quanti anni hai? Sei. Sei. E che cosa canti stasera? Pinocchio. Bambino Pinocchio. Andiamo? Sei pronto? Sì. Ok. Naso di legno, cuore di stagno, burattino, quando diventerai un bimbo come noi, mani molica, scarsa fatica, dove vai? Sono un burattino e non mi fermo mai, con le mie scarpe di zuppe bambagnando, il vestitino di carta colorata, farò dispetti a chi sarà cattivo e sarò buono con chi mi dice bravo. Faccio festa per 30 giorni al mese, e il calendario per me lo sai non ha sorprese. Natale, Pasqua, per fare il Ferragosto, sempre domenica per me, e se domenica non è e festa uguale lo so, che ne so. Non ho paura però, come la faccio sotto? Sono una bestia che grandi me ne fischio, e un terremoto farò se non lo trovo giusto. Che confesso è la giusta, sta lì che mi piccio. Io mi diverto di più se nemmeno in un pasticcio, a lavorare, a scrivere, a studiare, ci vanno gli altri senza me. Io sto in vacanza, sta perché un burattino non può, perché no. Pinocchio, ma dove vai? Pinocchio, che cosa fai? Pinocchio, la fantasia è solo una bugia. Perché no, naso di legno, cuore di stagno, burattino, quando diventerai un bimbo come noi, fagli molica, scarsa fatica, dove vai? Sono trottolino, sono burattino e non mi fermo. Grazie Andrea, grazie infinite. Puoi andare adesso. Non ti perdere, rimani qua vicino. Prossimo cantante, Manis Rebecca di Nociglia. Buonasera Rebecca. Ciao. Allora, Rebecca, quanti anni hai? Quasi 11. Allora lo devi dire, non me. Vai.
Quasi 11. E che cosa ci canti stasera? Magicemia. Ok, siamo pronti. Vai Rebecca. Strano braccialetto che indossa sempre lei. Prova, un, due, tre, prova, prova. Contrasto con qualcosa? No, non deve toccare il pulsante. Ricominciamo. Braccialetto che indossa sempre lei, è il dono di un folletto che è sempre accanto a lei. C'è un cuore sul bracciale che è magico perché può sempre trasformare me. Bravissima, visto? Pure che c'è stato quel problemino, è andato tutto bene dopo. Grazie bravissima Rebecca. Tesoro, anche tu non ti allontanare, rimani qua vicino, prossimo concorrente. Che pesantezza questo. Lo chiamo io? Guarda, no, lo chiamo io. Chiamalo perché tu. Lo devi richiamare all'ordine. Sì. Dentro e fuori, signore e signori,
Andrea Mergola di Nociglia. Ciao Pierino. Allora Andrea. Andrea, quanti anni hai? Dillo ai signori. 8 e mezzo. E che cosa ci canti stasera? Libro cuore. Ma vedete, ne tieni 7 e mezzo. No, 8. No, ne devi fare ancora 8. Va bene, questi sono problemi nostri poi. Il libro cuore canti? Sei pronto? Ok. Ti vuoi avvicinare? Se non vedi. Nessuno lo sa, sogni, ideali e speranze, nel libro cuore tu troverai contrasti e somiglianze col mondo attuale, leggendo scoprirai. Leggi un bel libro e vedrai quante cose puoi imparerai. Gli artisti come sono? Mica si perdono d'animo, eh? Lui è andato avanti imperterrito con questo piccolo blackout che c'è stato. Adesso andiamo a controllare. Come si dice? Arrivederci. Ciao Andrea, è stato grande. Non ti muore, eh? Rimani qua vicino. Non si è perso d'animo, questo vuol dire che è proprio un grande artista. Bene, andiamo avanti. Come no? Signore e signori, penna Antonio da Gagliano del Capo. Eccolo qua.
Però io voglio sentirvi applaudire forte, eh? Sì, dai, specialmente i bambini, voglio dobbiamo veramente incoraggiarli questi bimbi. Molto. Ciao Antonio. Antonio, quanti anni c'hai tu? 6 e mezzo. Ah, bravo. Quindi non hai fatto lo sbaglio come Andrea che ha detto 7 e mezzo, lui è andato a 8 e mezzo. Peggio. Senti, che cosa canti Antonio stasera? L'uomo tigre. Ok, sei pronto? Sì. Ok, signori, Antonio. Questi sono per te, la giuria ha votato. Mi raccomando, non ti allontanare. Ciao. Ciao. Non ti allontanare. Allora, ciao. Alessandra, scusami. Signor presidente di giuria, signori presidenti, io ho bisogno di comunicare con voi. Nella sala consigliare si stavano cambiando le ragazze che devono ballare e quindi involontariamente hanno staccato la luce. Siccome io voglio dare la possibilità ai bambini di essere tutti uguali, sotto mia responsabilità, perché il papà e la mamma non vogliono perché sembrerebbe una forzatura, io richiamo a cantare Andrea Mergola. Scusate, ma io devo dare ad Andrea la possibilità, come tutti gli altri, di fare il pezzo per bene. Quindi questa è una mia decisione,
Siete d'accordo, signori presidenti? Ok. Andrea, vieni sul palco, Andrea. Facciamo un applauso ad Andrea, perché è stato penalizzato. E comunque merita, come gli altri, di cantare tutto il... Non te li diamo più le caramelle, però. Stavo mangiando il panino, Andrea. Hai ingoiato? Dai, ricanta la tua canzone. Scoprirai, leggi un bel libro e vedrai quante cose poi imparerai. In ogni libro c'è un fiore che sboccia nel cuore e mai fiorirà. Potrai divertirti imparando, leggendo, apprendi. Potete valutarlo come merita. Grazie Andrea. Prego Alessandra. Allora facciamo salire gli ultimi due, perché sono un fratellino e una sorellina, Vanessa e Antonio Piccinno di Nociglia. Eccoli qua, il nostro unico duetto di questa sera. Allora dobbiamo cedere i nostri microfoni. Sì. Ricorda cosa cantano. Posso fargli dire l'età? Sì, allora tu chiedilo ad Antonio e io lo chiedo a Vanessa. 6. E tu Vanessa? 7. E che cosa cantate? I due gli acquari. Vanno d'accordissimo, Si vede subito che sono fratelli e sorelle. Cantano i due leocorni. Pronti? Via.
Avvicinamoci. Girandoline e per questa te è per voi due, e questa è per voi due, un ricordo di questa sera dell'UNICEF. Grazie ragazzi, potete andare, non vi allontanate. Ciao. Mi sembro la mamma di tutti i bimbi stasera e io la nonna di tutti i bimbi. Beh, per questioni anagrafiche ovviamente. Allora, la prima gara sembra terminata, i bambini hanno cantato tutti e adesso invito i signori giurati a votare e ad inserire la scheda nell'apposita busta sigillandola e poi gentilmente se la potete consegnare a Francesco in modo che la può ritirare. Benissimo, primi super ospiti di questa serata. Alessandra, chi sono? Allora, sono due ragazzi che si chiamano? Noemi e Adamo Merola. Eccoli qua, accogliamoli con un applauso. Senti Alessandra, spostiamo solo le aste dei microfoni, lasciamo loro. Allora, loro questa sera, innanzitutto benvenuti ragazzi, ciao. Loro ci presentano un pezzo che si chiama No, loro fanno un misto caraibico. Ci sarà poi un'altra uscita di questi meravigliosi ragazzi. Quindi signori, Adamo Merola, Noemi Baccaro. Que se baila pegadito.
Bravissimi! Formidabili. Aspetta, Noemi, Adamo, vedi no, ma possiamo anche darglieli dopo, hanno un'altra uscita. Ma io devo dire una cosa. Sì, dobbiamo dire una cosa. Allora. Innanzitutto ringraziamo la maestra Carmen 40 perché loro fanno parte della scuola Kalimba Studio Dance di Poggiardo. Quindi un applauso alla maestra. Alla maestra che ha concesso di ai due ballerini di poter venire qui a farci fare gli occhi, come si suol dire. Sì, sì, Noemi, si sono rifatti molto gli occhi, eh? Sì, e a farmi sognare, perché mo che scendete giù, vicino all'albero, si stanno nascondendo, vedi? C'è un signore, lo steward di questa sera, lo conosci? Eccolo. Adamo, due passetti insegnali, solo due. No, vabbè. Guarda, solo due te ne chiedo. No, non ce la puoi fare, è un tronco, sta dietro al tronco. No, ma dietro al tronco ballava. Il problema è che col tronco balla e con la moglie che non balla il signorino. Allora ti piace il palo. Scusa, forse vuoi fare la lap dance. Vedi chi ti vincono stasera. Allora, ricordiamo Noemi Baccaro e Adamo Merola. Grazie ragazzi, ci vediamo dopo. Grazie ancora. Adesso io. Oh, adesso ti do questa. Sì, io vorrei tutto. Solo capire se i nostri giurati come sono messi con le votazioni, ci siete? La busta è pronta? Perché prima di cominciare l'altra gara noi dobbiamo avere in mano quella busta. Dimmi Gianni, ok? Allora Francesco, vai a prendere la busta in modo che abbiamo già i vincitori della categoria baby. Noi la prendiamo in consegna e la sigilliamo. E lo so, potevamo prendere le buste quelle, però queste passate. Quelle passate al convento. Queste passate. Aspetta, che si sono asciugate, sono quelle di domenica. Sì, Egidio, Regione, sono quelle di domenica. Sono quelle di domenica. Ma no, dai. Dici. Allora, noi prendiamo in consegna la busta. Intanto vi ricordo che ci sono sempre le nostre ragazze al botteghino per la vendita dei biglietti. Gli adulti si sentono pronti? I senior, perché iniziamo allora, adesso Sandra, la gara dei senior, no? Qui abbiamo, scusate il mio pessimo italiano, qui abbiamo già i vincitori della categoria baby. Io passo la busta ad Alessandra che la custodirà gelosamente e vado a prendere la mia cartellina perché l'ho dimenticata. Succede, eh? Gli anni avanzano. Mi sono dimenticata io di portartela, non sono una brava valletta, guarda. Vabbè, dai, non ti preoccupare, sei perdonata. Perché ricordiamo, è sempre la prima volta di Alessa. È la prima volta qua, che mi capita. Vieni qua vicino a me. È la prima volta vicino che mi capita. Bene, allora questa è l'ultima. Comincia ufficialmente la gara dei senior. Quindi, signori giudici, avete le buste, avete le schede? Mi fanno cenno di sì. Quindi, primo cantante in gara per la categoria senior, Antonazzo Enrico. Eccolo qua, accogliamolo con un applauso. Enrico canta Impressioni di settembre nella versione di Francesco Renga. Signori, Antonazzo Enrico. Buonasera a tutti.
respiro la nebbia e penso a te. Pensiero voleva, o quasi, paura che si parta. Un cavallo tende il collo verso il prato. Respiro la nebbia e penso a te. No, ma cosa sono adesso non lo so. Sono solo un uomo in cerca di se stesso. Sole tra la nebbia filtra già il giorno. Aspetta, Enrico, sì, dobbiamo darti questo. Solo un piccolo ricordo, ricordo, Enrico. E poi ti devo dire una cosa. Te lo dico a mo' di mamarrone, però, perché mi è giunto l'orecchio che il dialetto non piace molto, però io la devo dire per forza. A mo' di mamarrone, giuro. Ma rizzicate le carni. Grazie, Enrico. Ciao. Chiedo venia. Qualcuno sa perché dico qualcuno questa cosa. Sa perché, no? No? Bene, prossima cantante in gara è una signorina con Amore Avrai di Elodie, Carmen Cacciatore. Si vede, eh? No, il rocchettaro ha lasciato il microfono tutto qua, tutto, mazzate com'è alto. Carmen, ci siamo? Buonasera, senti, il microfono è quello lassù, te lo aggiusti o te lo togli? Vedi tu come ti viene meglio. Va bene questa altezza? Enrico, l'hai lasciato proprio... Vabbè, allora, Carmen viene da Migiano, canta un pezzo di Elodie, Amore Avrai, Carmen Cacciatore. Credere, mi gioco tutti i giorni miei. Lo sai che non so perdere, ma forse tu mi perderai. Magari ti rincontrerò sfiorando i nostri limiti. Sulla mia bocca leggerai la verità che sa di noi. L'amore è solo un cerchio che non si chiude mai.
qui. Non ti vorrei confondere, non voglio ancora illudermi. Magari poi mi cercherai, ma forse non sarò più qui. Riprenditi i tuoi alibi, so già i tuoi punti deboli. L'amore è un conto aperto che non si chiude mai. E tu sei come il vento, ma non mi sposterai. Amore avrai di Elodie. Aspetta, non andare via. Aspetta, tipo, Carmen. Passo di là, dai. Passa di là, dai, sembra... facciamo così. Tieni, questo è un piccolo ricordo per la serata. La nostra bomboniera. Allora, ricordiamo, i giudici stanno votando. Grazie, Carmen. Grazie, Carmen. Bene, proseguiamo. Aspetta, la gara. Posso ricordare una cosa? Sì, passo assolutamente. Di qua perché io... Ci troviamo bene così, sì, infatti. Noi stiamo bene così. Vorrei ricordare il pubblico presente che lì sulla mia destra ci sono le bambine, le ragazze per la vendita dei biglietti. Se ancora non avete effettuato l'acquisto di un biglietto che costa solo un euro, vi prego di darci un contributo, di darci una mano. Oggi in un post su Facebook per pubblicizzare un attimino la manifestazione, perché comunque è stata una doccia fredda per tutti, nel senso che comunque noi abbiamo fatto e lavorato affinché si potesse fare quanto prima, per non far sì che andasse tutto disperso, ecco. Però giustamente la popolazione di Nociglia non è stata adeguatamente informata, e quindi in un post pubblico su Facebook ho scritto che un euro a noi non cambia nulla, ma può trasformare la vita di un bambino e nella sua culla. Quindi soltanto allora, questo, un euro, e possiamo dare la speranza a qualcuno lontano di stare poco meglio e di avverare un suo desiderio, un suo sogno. Ricordiamo che il sogno della salute, tra l'altro. Con 5 euro, la dose di un vaccino fornito dall'UNICEF, si vaccinano 10 bambini. Quindi si salvano 10 vite umane. Quindi per noi 5 euro davvero, forse neanche un pacchetto di sigarette costa così. Bene. Ce la togliamo la salute con le sigarette. E infatti, allora doniamola ai bambini la salute. Benissimo, e beh, tu sei di parte, no? Egidio. Prossimo cantante in gara, lui è un veterano di Nociglia, Cesario Casto. Cesario, conosciuto come Cesarino. Quello è il microfono, Cesarino, per te. Allora, signori, buonasera. Cesarino, o Cesario meglio, canta una canzone. Sai che non me la sono scritta, non me la ricordo più. Un pugno di sabbia dei nomadi, perché sì. Scusami Cesarino, ti presento come si deve. Purtroppo rifacendo le scalette, perché erano andate perse con l'acqua, mi è scappato il nome di Cesarino. Quindi Cesario Casto, un pugno di sabbia, nomadi. Thank you.
felice. Cesarino, grazie. Prossimo concorrente in gara, Giuseppe, detto Pippi Fanciullo, da Nociglia. Eccolo qua il nostro Pippi. Prendi il microfono, Pippi, questo. Pippi ci presenta un brano del grande Claudio Villa, Un amore così grande. Forte amor.
Giuseppe Fanciullo, un amore così grande, Claudio Villa. Signor giudice, avete votato? Avete votato? Beh, allora posso dirlo, vieni qua Pippi. Standing ovation c'è stata per te, Pippi. Allora, dobbiamo dirlo, 2 giorni fa lui non aveva un filo di voce, eh? 2 giorni fa non aveva un filo di voce. C'è tapigliato. A pastiglia blu, dillo, dai. Allora, anche a questo te. Questo anche per te, in ricordo di questa serata, però non ti allontanare. Non ti allontanare. Perché tu sei il più piccolo, quindi non ti allontanare. Oh. Grazie, Pippi. Mani qua. Prossima concorrente in gara, anche lei di Nociglia, la signorina Roberta Mitruccio. Che tifo che c'è qua! Questo è lo spirito di questo festival! Scusate, ma a me un applauso così grande mica me l'avete fatto ancora, eh? Cioè, un applauso così grande mica mi è stato fatto ancora! Scusate, ho cantato, sto presentando, sto parlando, sto consegnando, vado avanti, vado indietro! E benedetto Dio, insomma, ecco, vabbè. Vabbè, dai! Mi sono sfogata! Te lo concedo! Io faccio anche la... Dove sta lo steward? Mannaggia te, mannaggia. Sta dimesso. Sì, no, sì, no. Stava lì dietro il palo. Allora, rientriamo nei gangheri. Roberta canta Io non credo nei miracoli di Laura Bono. Roberta Mitruccio. Beh, Roberta. Per me l'eccezione, anche solo per un attimo, ma sai che ci ho creduto in noi. Ma io vivo nel ricordo che, sgomitando, si fa spazio in me di un amore che purtroppo non sei te, dolce stella.
non credo nei miracoli, se potessi tu sorprendermi. Brava Roberta. Roberta Mitruccio, io non credo nei miracoli, Laura Bono. Aspetta che noi mettiamo il microfono sull'asta. Oh, io intanto volevo ricordarvi che nessuno dei nostri cantanti è un professionista. Sono tutti amatori, amano tutti cantare e nella vita fanno tutt'altro. Quindi questo è il bello qua del nostro Salento. Abbiamo un sacco di belle voci. E poi vedi come gli altri anni si è creato lo stato di famiglia. Certo, cioè, questo è lo spirito che noi vogliamo nel nostro festival. I cantanti che si supportano e si sopportano a vicenda. E comunque Roberta, visto che abbiamo spaccato stasera. Roberta, anche a te il nostro pensiero. Grazie, le giurie hanno votato. Grazie Roberta. Ci vediamo dopo. Grazie. Prossimo cantante in gara, Alessandro Penna. Dov'è Alessandro? Ah, Alessandro stava bello seduto, eccolo là, pacioso, tranquillo. Applausi, non vi sento applaudire, calore, forte. Per favore. Adesso vi farà sì venire il calore Alessandro Penna. Alessandro, buonasera, prenditi il microfono, va, fai il cavaliere, come sempre. Buonasera a tutti. Buonasera Alessandro, benvenuto. Allora, lui arriva proprio dalla punta dello stivale. Del tacco. Lui arriva da Gagliano del Capo. Questa sera ci farà scatenare con una canzone di Vasco Rossi, Vita Spericolata. Grazie. Vai, Alessandro. Voglio una vita esagerata,
mancava il saltello, lo si trova lì, mancava il saltello. Mancava il saltello, vabbè, ma dai, è perdonato, lui veramente sta lavorando da stamattina. E quanto sta lavorando? Ci mancherebbe. Alessandro, grazie, noi ti ringraziamo. Ah no, avete votato, signori giudici? Allora, questo signor Alessandro Penna è il papà di quel famoso Antonio Penna che ha cantato, Tigre. Quindi è un dono di famiglia, è questo del canto. Bravo Alessandro! Alessandro, anche per te, anche a te, un ricordo. La metto a posto io perché lo Stuart non c'è. Grazie. Bravo Alessandro, bravo. Vedi che gentiluomo. Stuart, ti stai prendendo i rimproveri. Ciao Alessandro, grazie. Metti a posto lui il microfono perché lo Stuart non c'è. Vabbè. Non se ne può proprio. Che cavalieri, guarda. I nostri uomini. Uomini. Prossimo cantante in gara, anche lui arriva da sotto il capo, Marco Procaccini. Ciao Marco, allora, benvenuto. Marco canta una canzone di Renato Zero, I migliori anni, ma vatti a prendere il microfono, va, fai anche tu il cavaliere. Vedi che ci tocca fare. Ah, lui l'asta. Voleva l'asta, giusto. Hai visto che abbiamo fatto trovare l'asta? Aspetta. Hai visto? Va bene così, dobbiamo aggiustarla. È rimasta come l'ha lasciata Enrico, eh? Ci la tocca. Allora. Buonasera. Con i migliori anni della nostra vita, Marco Procaccini. Bravo Marco, vai. Giorno sia come una pesca miracolosa, e che bello pescar sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa, mentre fuori dalla finestra alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi faremo come l'altra gente, questi insieme resteranno per sempre. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita. Stare al buio e frecciate mute, come cugini dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti, e che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della
di Marco Procaccini. Italiano del capo, i migliori anni della nostra vita, un pezzo di Renato Zero. Marco, anche a te il nostro ricordo. Volevo solo sapere se i giudici hanno votato, perché ho da dire due cosine. Grazie Marco. Posto? Allora Marco, anche lui questa sera sta cantando in condizioni precarie, perché Marco ha avuto proprio giusto la settimana scorsa un grande problema alle corde vocali, però è voluto stare a... sto parlando malissimo, sta... a te sentire che parli in dialetto io mi sto intortigliando, guarda. E i rimproveri sono per due, mica per una. Scusa, comunque... gli diamo anche questa doglia. Marco ha voluto esserci questa sera, grazie Marco. Grazie Marco infinitamente. Grazie infinite. Grazie. Perché mi viene a parlare anche a me il dialetto, ma io non sono leccese, quindi succede un pandemonio, un minestrone. Prossimo cantante in gara, Valerio Rizzo. Da Maglie. Ci tieni a dirlo, eh? Lei ci tiene particolarmente. Ci tengo, è vero, ci tengo. Buonasera. Valerio canta un pezzo di Adriano Celentano che si intitola L'arcobaleno. L'ha già detto Alessandra, lui viene da Maglie. Valerio Rizzo. Buonasera. Io sono partito poi così d'improvviso che non ho avuto il tempo di salutare. Distante breve, ancora più breve, se c'è una luce che trafigge il tuo cuore. L'arcobaleno è il mio messaggio d'amore, può darsi un giorno ti riesca a toccare. Con i colori si può cancellare il più avvilente e desolante squallore. Son diventato sei il tramonto di sera e parlo come le foglie d'aprile e vibro dentro ad ogni voce sincera e con gli uccelli vivo il canto sottile. Il mio discorso più bello e più denso esprime con il silenzio il suo senso. Io quante cose non avevo capito che sono chiare come stelle cadenti, e devo dirti che è un piacere infinito portare queste mie valigie pesanti. Tanto amico caro davvero, e tante cose sono rimaste da dire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Bravo Valerio, bravo. Valerio Rizzo, l'arcobaleno, Adriano Celentano.
Grazie Valerio. Lascialo pure qua, lascialo, magari servirà a Enza. Allora, anche per Valerio c'è la pergamena del nostro. Che bacino. Voglio anche io il bacio, Grazie Valerio. Il primo che ci dà il bacetto, il primo, Allora, io devo dire una cosa, onor del vero, quest'anno mi sono molto affezionata a loro. Siamo stati un team davvero bello e vincente, molto vincente. Perché sono tutti bravi. Io credo che il giudice avrà, non ci saranno né vincitori né vinti, difficoltà, penso. Assolutamente avete vinto tutti, per noi avete vinto tutti, assolutamente. Sì, volevamo ricordare, abbiamo vinto perché abbiamo salvato più di 360 bambini. Siamo ancora all'inizio, Siamo all'inizio, siamo, poi faremo il conteggio alla fine. Sono, grazie Valerio, 60 anime, hai fatto bene a ricordarlo, bravo Valerio. Bravo Valerio, perché noi con la matematica non andiamo d'accordo, però 360 bambini già hanno avuto il diritto e il al dovere vaccino, di al avere vaccino, un po' di salute. Grazie alla quota di iscrizione versata dai cantanti, quindi 360 bambini in questo mondo ci sono grazie a loro, che stanno mettendoci anche la voce ma soprattutto il cuore questa sera. Prossima cantante in gara è l'ultima, San Cesario, Vincenza, Anna. Ciao Enza, vieni qua Enza. Hai le scarpe stasera? Lei è come una cantante famosa, forse Janis Joplin. Dov'è? Enrico, chi è che saliva a scalza sul palco? Janis Joplin, forse? Sì, forse sì. Lei quando è scalza dà il massimo, però stasera dai le scarpe. Andrà, darà il massimo lo stesso. Vuoi toglierle? Allora. Ah, ecco. Lei, permettiamogli. L'abbiamo invitata noi, perché comunque... Lei proprio ama cantare scalza. E ci sta, perché no? Noi le diamo il tempo di togliersi le scarpe e poi ci presenterà il suo pezzo, che è Io domani di Marcella Bella. Vediamo se arriva. Eccola qua. Enza, il microfono lo prendi? Vuoi aggiustarlo? Va bene così? Sfilalo. Facciamo così, guarda, togliamo l'asta così. Vai, faccio così. Bravo. San Cesario, Vincenza, Anna, Io domani... Marcella Bella. Vai Enza. Ora ci sei tu. Ho lottato contro l'attrazione strana delle tue mani. Mi facevo scudo con un sentimento che era spento. Cosa importasse con lei, dovrò dividerti. Meglio respirarla piano. Aspettandoti, io domani avrò cura dei pensieri tuoi. Sarò donna pure sola amica come tu mi vuoi. Guardami negli occhi, caro amore mio, dimmi se quando
Lorenza, Anna, io domani, Marcella Bella. Oh Enza, Enza ha aspettato 4 anni per salire su questo palco, perché il regolamento lo proibiva e invece quest'anno è diventata maggiorenne. Ce l'abbiamo fatta Enza, ce l'abbiamo fatta. Grazie Enza, anche a te il ricordo di questa serata. Invito i nostri giurati a votare, avrete tutto il tempo, ve lo prometto. Stewart, mannaggia lo Stewart, bisogna sempre, ti tirerò le orecchie fratello, ok. Oh, allora adesso abbiamo una graditissima ospite che vi farà saltellare tutti dalle seggiole. Il suo papà, che io ho avuto il piacere e l'onore di conoscere pochissimo tempo fa, mi ha detto che lei già ancora prima di nascere saltellava e ballava, vero? Lì abbiamo la mamma, ciao tesoro. Signori e signori, è con grandissimo onore che vi presento la signorina Elena Pezzuto, che ci presenterà. Ciao Elena. Ciao, grazie. Buonasera. Da come vestita, una scatenatissima pizzica, vai Elena.
Elena ha fatto uno sforzo grandissimo perché adesso deve scappare. Vieni Elena, vieni qui in centro. Lei deve scappare a Surano perché Elena è di Surano e questa sera a Surano c'è la festa del rustico, giusto? Senti, ma ce ne lasciate qualcuno perché io e lei stiamo morendo di fame proprio. Sempre così, Acito. Ogni anno. Ogni anno ci mancano i fiori, ci mancano... quest'anno no però, quest'anno sono arrivati. Elena, io ti ringrazio, so che devi scappare. Questo è un presente. Sei stata bravissima. Ti ringraziamo, facciamo un applauso, facciamo sentire il calore di Nocilla, Elena. Grazie Elena. Lo porta a Surano, quindi più forte che potete. Per parlare no. No, quello. Mi veniva più comodo quello con l'asta. Allora, adesso per favore silenzio, perché ho da dirvi una cosa. Che colpa ho? Se il giorno della nostra partenza dal cielo siamo stati mandati in posti diversi sulla terra? Che colpa ho se il mio si chiama Africa? Non ho colpa se il giorno in cui sono nato ad accogliermi c'è stato un allevatore di bestiame e non un comune dottore? Che ci posso fare se la mia sala parto si chiama campo profughi? I miei primi suoni ad aver udito sono stati bombe, mitra, e la prima parola ad aver imparato è stato nemico. Non ho colpa se per poter bere devo fare dei buchi nella terra per poter trovare qualche goccia d'acqua e per potermi sfamare devo aspettare il mio giorno fortunato in cui qualche aereo amico è pronto a lanciarmi qualcosa. Non posso farci niente se i miei giocattoli si chiamano armi. Che colpa ho se i miei amici inseparabili si chiamano dissenteria, malaria e colera, gli unici veri amici che fanno di tutto per non lasciarmi solo, neanche un giorno. Che colpa ho se la parola vaccino per me esiste solo nelle favole? Che colpa ho se pur mancandomi acqua e cibo sono cresciuto molto in fretta, diventando adulto pur essendo bambino? Perché condannarmi se io sono un bambino africano? Grazie. Grazie Anna. Bene, le parole che avete ascoltato in questo momento e anche quelle che all'inizio, all'apertura, ho recitato io fuori dal palco sono state parole dettate dal cuore di una grande persona che in questi giorni ho conosciuto e ho apprezzato momento per momento e secondo per secondo. Una grande, lasciatemelo dire, una grande donna che ha voluto contribuire ed aiutarci affinché il vostro cuore come il nostro venga toccato dalla parola più bella, vita, la vita che vorremmo donare su questo palco sempre ad un bambino. Questa grande donna si chiama Antonella Caputo. Un applauso per favore, perché gli è doveroso quanto è doveroso il mio applauso personale e il mio grazie più sentito con il cuore. Grazie Antonella. Allora, noi abbiamo scoperto che Antonella scrive poesie e questa sera lei ha voluto donarcene due, appunto questa che ho recitato io e quella che ha aperto l'inizio della serata che ha recitato Alessandra. Allora Antonella non vuole assolutamente salire sul palco e niente, non vuole apparire, noi l'abbiamo pregata ma lei ci ha detto assolutamente no. Però ci ha regalato un pezzo di lei, no? Per certo, questa sera. E quindi sul palco noi questa sera chiamiamo sua figlia Margaret. Vieni Margaret. Dove è Margaret? Eccola. Ciao Margaret. Allora noi avevamo, vieni qua Margaret, vieni qua, noi avevamo
preparato un pensierino per la tua mamma, perché dovevamo ringraziarla per averci donato queste due poesie. Allora, gliele darai tu da parte nostra e da parte di tutta, di tutti i bambini che questa sera, grazie anche alla tua mamma, abbiamo salvato. Grazie Margaret, grazie Antonella. Infinite. Aspetta, dimmi. Io devo chiedere una cosa a Margaret. Dimmi. Quanto sei orgogliosa della tua mamma, da 1 a 100? 1000. Bravissima. Ovviamente. Grazie Margaret. Grazie ancora Antonella, grazie Margaret. Bene, grazie, io chiederei ai signori giudici, è pronta la seconda busta? Già data? Eccola qua. Bene. Allora possiamo andare avanti con la gara. Sì, mi sa proprio di sì. Dimmi Gianni. Non ho capito. Sono due punti. Sì, hanno votato la voce più bella, la voce più bella e la categoria segno. Bene, scusami Gianni, ma qui non riesco a sentire perché ho le spie che mi entrano nelle orecchie. Quindi allora possiamo. Avanti. Sì, andiamo avanti con la gara junior. Allora, prima di cominciare questa gara, Alessandra, dobbiamo ricordare solo una piccola cosa. Noi questa sera avremo solo due cantanti, e quindi dico anche alla giuria, mancherà Marianna Grezio, quindi non la voterete. Noi anche quest'anno abbiamo voluto dedicare il premio più importante del festival, quindi della canzone vincitrice che uscirà da questa gara dei ragazzi, a un carissimo amico, il caro Totò Formica, e qui vi pregherei di fare un applauso, un enorme applauso, ma grande. Adesso vi spieghiamo il perché. Sì, allora Totò, quando noi facemmo la prima edizione del festival, quando ci mangiavamo la salsiccia sulla terrazza, no? Sì, perché è nato così questo festival. Lui volle partecipare e partecipò alla prima edizione del festival dell'UNICEF. Quella sera si piazzò secondo, cantò una canzone dei Pooh, Tanta voglia di lei, perché lui amava profondamente i Pooh. Totò, questo applauso è per te! Ciao Totò! Ciao Totò! E salì, non avevamo il palco perché eravamo in piazzetta San Pio ed era stato tutto inventato così, questo festival era nato... di 15 giorni. Sì, in 4 e 48. Bene, lui venne con le stampelle perché aveva già i suoi grandi problemi di salute. Mi diede le stampelle e disse, to! E andò a cantare perché lui amava davvero la musica. E quella sera si piazzò secondo e fu premiato dal nostro sindaco Massimo Martella, che ancora è il nostro sindaco attuale. Quindi noi sapemmo della sua dipartita durante una serata in cui stavamo facendo proprio un festival, e questo vabbè, ci tagliò le gambe, perché per noi Totò è stato un padre, ci ha accudito come figli e ha sempre avuto un pensiero e una parola speciale per tutti. È vero. Quindi il premio più importante del festival è intitolato a lui, quindi premio speciale della critica a Totò Formica. Formica, un applauso. Sei sempre nel nostro cuore Totò, ma soprattutto nei nostri pensieri. Un grande. Grande, benissimo. Allora, cominciamo subito la gara? Sì. Allora, scusate, ma sono siamo troppo... emozionate. Per noi è sempre un grande, una grande emozione. Soprattutto perché è stato forse il più grande sostenitore di questo, festival. Assolutamente. Lui ci ha creduto. È stato un grande. Davvero, e quindi ci emoziona sempre ricordarlo, e il nostro pensiero è sempre, ecco, lui è stato il nostro papà, lui amava la musica e ci ha fatto amare la musica, e tutti dovrebbero amare la musica come Totò, noi siamo stati però fortunati a molto conoscerlo. Molto fortunati, molto. Quindi, vabbè, detto questo andiamo avanti, così Totò si rallegrerà ancora di più. Assolutamente. Prima cantante in gara per la categoria junior, Rebecca Baccaro. Rebecca, quanti anni hai? Quasi 12. Da dove vieni? Certo. E che cosa... a loro, non a me, io ti conosco bene. E che cosa ci canti stasera? Lady Oscar. Ok. Allora,
dalla mia città, Boggiardo, io ho perso la voce, Rebecca Baccaro, Lady Oscar. Va Rebecca. Stanno votando, ok? Ok, grazie. Mo posso dire una cosa io? Dilla. Lady Oscar è stata la mia prima canzone di questo festival, quando ancora noi concorrevamo per il nostro figlio. Questo è un pensierino da parte nostra per te, così ti ricordi grazie questa Rebecca. Serata. Grazie Rebecca, ciao! Ciao! Adesso... A te Alessandra. Sì, visto che non parlo mai, no? Certo. Allora, la seconda concorrente, la seconda cantante... Si chiama Giada Tarantino. E viene da? Un applauso. Miggiano. Prego, Giada. Ciao, Giada. Buonasera. Allora, Giada. Didi pure cosa canta? No, volevo chiedergli quanti anni ha? 17. E che cosa canti? Heidi. Ok. Ha detto tutto lei. Heidi, Giada Tarantino. Thank you.
brava Giada. Giada Tarantino, Heidi. Ricordiamolo, il pezzo era di Elisabetta Viviani. Grazie Giada. Giada viene da Miggiano, da quel di Miggiano. E anche questo è il tuo pensiero, pensiero da parte nostra. Io rimetto il microfono sull'asta e invito i nostri giudici a votare, perché non c'è la concorrente Marianna Grezio, per cui potete procedere alle votazioni. Faccio tutto io, Stuart, grazie. Tolgo il filo. Alessandra, chi c'è adesso? Adesso dobbiamo ballare. Olè! Abbiamo finito di cantare, adesso balliamo. Balliamo un bellissimo pezzo, leggo, Anna. Molto bello, e molto due bellezze anche. Quindi Francesco Stuart, prendi ancora esempio, mi raccomando, perché dopo poi ti interrogo. Ammazzate, oh. Magari dopo il festival, no? Magari. Ok. Allora, Noemi Baccaro e Adamo Merola con Samba Tribal. Thank you.
ragazzi meravigliosi. Aspettate, andate, venite qua. Non scappate, eh? Mamma mia, oh, avete voglia di scappare. Allora, intanto Nocilia, loro meritano un applauso molto più forte di quello che ho sentito, eh? Perché sono per stati. Chiederei chiunque vai a fare questo movimento. Danza del ventre. Noi mi pongo a scuola. Allora, io il ventre ce l'ho, ma la danza. Questo è un pensierino per te, un ricordo, spero di non sbagliare. Sì, sì. Signorina Noemi. E questo invece se lo vuole prendere Adamo è per la vostra scuola. E per la vostra maestra Adamo, io mi scuso. Aspettate, con te, però non che ho io... fatto in tempo a prepararla per te, te la farò avere tramite Noemi. Grazie esatto. Ragazzi. E sì, prendiamo i vostri foulard. Faccio tutto io. Bravi, bravissimi. Grazie ancora col cuore. Grazie ragazzi, bravissimi. Bravissimi. Bello, mi piace stasera questo festival. E qua non mi ricapito più. No, niente. Niente, neanche guarda il mio palo dove sta, eccolo. Il mio sta là. La busta è pronta, Francesco. Ah, Stuart, corri. Corri. Bene, allora, in questo... No, vabbè. Stasera va così, dai, stasera sono dislessica e va bene così. Ci stiamo impaperando. Ma come no, si suol non dire. Ci stiamo impaperando. Allora, noi adesso, siccome non vogliamo finire tardissimo, perché se no i bambini si addormentano, faremo immediatamente la lotteria. Corriamo, quindi chi corriamo, ha comprato corriamo. I biglietti, aprite, si prepari. Aprite, piano bambini. Allora, Alessandra, tu prenditi la penna. Aspetta che devo mettere via il verdetto dei giudici. La Marilyn. Allora, senti, facciamo una cosa. Posiamolo qua sul tavolo. E io chi do pensa? Una mescolata ai biglietti. Vanessa, Marilyn, le bimbe di Nocilia. Allora, tu hai allora, l'elenco, Alessandra? Sì, io ho l'elenco. Allora. Venite qua, aspettiamo, diamo la possibilità ad Alessandra. Si stanno incollando i fogli, ma succede, eh? Sta scendendo l'umidità. Eccolo qua. Stacca, sì, sta scendendo l'umidità. Allora, noi cominciamo velocemente dall'ultimo? Cominciamo dall'ultimo, sì. Ok. Sì, vai Francesco, così io metto. Ok. Quindi partiamo dall'ultimo premio, che è un buono per due colazioni offerto dal bar Amnesia di Nocilia. Vediamo che è il fortunato. Denise Paiano. C'è se Denise? È presente, può venire a ritirarlo direttamente. Allora Alessandra, aspetta però. Sì. Intanto perché i buoni, noi l'altra sera che pioveva, i buoni li abbiamo messi dentro la gabbietta. E allora adesso li andiamo a recuperare. Facciamo una cosa, questo bigliettino intanto non ci serve perché Denise ritira il suo premio. Ce la fai allora, Alessandra? Visto che sono i buoni, sì, li ho messi tutti qua dentro. Quindi buono. Amnesia. Eccolo qua. Ok. A te Denise. Grazie Denise. Andiamo veloci ragazzi, veloci perché? Sì, tu mescola. Un trasportino offerto da Agri Natura. Allora, dammi uno. Tu vai a prendere il trasportino? Baccaro, anzi, non so chi. Anna, tu avrai vinto. A posto, aspetta il che. Il trasportino l'ha vinto la Rebecca. Vieni Rebecca a prenderlo. Rebecca. Prossimo adesso premio. Abbiamo un gadget offerti da Antica Tabaccheria di Nocilia. Io vado a prendere, ecco qua. Vieni Francesco, dammi. Mai. Angelo! Oh, Angelo, hai visto? Glielo anche Pippo Gentile che glielo porta il giudice, va? Dai, qualcuno che porti da un angelo? No,
no, Angelo Giudice. Angelo Giudice. Adesso iniziamo a salire, un buono per 5 crepe offerto dal chiosco della villa di Nociglia. Anche quello del chiosco? Ok. Dammi il bigliettino. Colucci Nini. Maglie. Ah, nomino di Alessandra. Mio padre. Allora Alessandra, segnati il. Segnati che cosa ha vinto. Colucci Nini. Nini. Dobbiamo fare anche questo. Ho anch'io comprato i biglietti, bambine. Vedete di tirarne fuori qualcuno per me. Prossimo premio, io l'ho preso un altro colore. Il prossimo premio è un buono speso da 10 euro offerto da Zomania. Maria Schifano Castro. Non so chi ha venduto sto biglietto, Alessandra. È una paziente del reparto di ortopedia. Ah, ricominciamo, come tutti gli anni il reparto di dove lavora Alessandra. Ma perché ne comprano tanti i biglietti, Prossimo. Allora, il prossimo è buono per 2 crostate da mezzo chilo offerti da Bar 84 Nociglia. Toma Lidia numero 39. Mia suocera. Rimane in casa, mamma, mangiamo domani. Merde. Prossimo buono. Buono per pizza famiglia offerto dal cortile di Nociglia. '70 verde, Nena! Oh, brava Nena! La pizza famiglia offerta dal cortile, Nociglia. Uno di quelli grandi tagliati. Allora Nena, il trasportino è stato portato via, no? È rimasto nel trasportino? Non lo so. Guardate se il buono è rimasto nel trasportino, per favore. C'è nessuna busta? No? Vabbè Nena, te lo faremo avere, dai. Te lo faremo avere noi. Adesso lo cerchiamo nelle buste. Ciao Beto. Noi. Eccolo, l'ha trovato, ecco Nena, eccolo. Oh, hai visto Nena? È la pizza, ti devi mangiare Nena, ce n'era più di uno forse, nel trasportino. Beh, ma ovviamente domenica sera dovete scusarci, ma abbiamo raccolto così in fretta e furia. Sì, grazie Nena. Mio marito si sta assicurando un pezzo di pizza. Prossimo premio. Allora, una pistola più silicone offerta da Accademia del Colore Poggiardo. Vai, anche questo è utile. Vedete che lo vinco io. 23 giallo Donatella Petracca. Ah. Chiargliela. Andiamo veloci. Anche però. Questa è utile, sì, andiamo veloci, dai. Prossimo. Fatti aiutare da qualche. Scusa, Valerio, Luigi. Luigi. Luigi, qualcuno. Luigi, staff, dove sono i ragazzi si dello staff? Si sono persi, si sono persi. E dai, vai, dai una mano. Scusa, dai, staff. Luigi. Prossimo, se no allora, andiamo per le due pizze offerte dalla pizzeria Tacos di Poggiardo. Due pizze più bevanda. Numero 8, giallo Crystal. Crystal! Crystal, vieni a prenderlo di corsa. Luigi, passa la Crystal. Prossimo.
prossimo. Non guardate una i colori, busta, come vengono. Una busta con prodotti farmaceutici offerta dalla farmacia Alessandria Esposito di Nociglia. Guardate i colori, come vengono. Bianco, numero 16, Giusi, Servizio Sanitario Nazionale. Ok, basta. Beh, i prodotti della farmacia mi sembrano azzeccati, no? Servizio Sanitario Nazionale. Mescola, Francesco. Ok. Un altro bianco. Prossimo. Criceto con gabbietta offerto da Zomania San Cassiano. Dottore De Pascalis, numero 99, azzurro. Bene, sarà contentissimo il dottore De Pascalis. Buono per 5 panini più 5 Coca-Cola offerto da Badinoteca da Massimo Nociglia. Numero 97, Daniela, Servizio Sanitario Nazionale, 97 bianco. Eccolo qua, come al solito. Ma Alessandra vende un sacco di biglietti, quindi è normale, eh? Buono per una tinta offerta dal parrucchieri Black and White Nociglia. Numero 30, giallo, Maria Antonietta Toniollo? Fanciullo, Maria Antonietta Fanciullo. Ma non Nociglia allora. Andiamo avanti Alessandra, veloci, sì. Un capo abbigliamento offerto da Laghezza Abbigliamento, Francavilla. Fontana. Numero 10 azzurro, dottore Vito. Dottore Vito nostro. Dottore Vito. Dottore Vito. Dottore Vito. E va bene, lo portiamo noi mio dopo. Dottore, dai. Sono contenta perché è il mio dottore, dottore Vito. Andiamo avanti. Buono per 4 pizze più 4 qui stiamo salendo, eh? Buono per 4 pizze più 4 bevande a scelta offerte dalla Rustica Migiano. Numero 39 giallo, Annunziata Casarano. Chi è? Eccola, viene a ritirarla. Vai Alessandra. Ecco qua, Roventa Dolcezza. Epilatore con ceretta offerto da Museo Elettrodomestici Nociglia. Numero 17, giallo, Dalila Pellegrino. Dalila, è presto per fare la ceretta, Dalila! Andiamo a prenderlo. Ti servirà Dalila, sono sicura che ti servirà fra qualche anno. Dulcis in fundo, ultimo premio, macchina per aereo solo, offerta da Ortopedia Solda Poggiardo. Ricordiamo il valore di 65 euro, quindi un bel premio. Numero 76, azzurro, dottore Colucci. Bene, la macchinetta per l'aerosol al dottore, guarda, mi sembra una presa in giro Alessandra. E che ci posso fare, la fortuna quella ha voluto, mica sono stata io. Benissimo, allora, qui sono rimaste delle cose che poi guarderemo. No, quelli sono i buoni che dobbiamo noi, che dobbiamo io consegnare. Personalmente devo fare Babbo Natale di nuovo quest'anno. Ok, allora a questo punto, bambini potete scendere, grazie. Grazie abbiamo a finito, tutti. Abbiamo finito con l'estrazione. E adesso andiamo a recuperare le buste. Eccoci qua. Dobbiamo cantare? Non lo so che cosa dice il maestro. Nostro... dobbiamo cantare? Vogliamo cantare? Guardiamo l'orario.
No, allora andiamo con le premiazioni. Ok. Chi iniziamo? Allora facciamo salire tutti i bambini qui sul palco. I bimbi piccolini nostri. Alessandra, chi invitiamo per la premiazione? Il rappresentante dell'UNICEF e il rappresentante dell'amministrazione comunale qui sul palco. Grazie. Tutti i bambini che hanno cantato qui sul palco. Ci servi però, eh? Allora, Anna, sì, fai tu, eh? Sì, io allora aspetto che dentro arrivi l'assessore. La busta è chiusa, come abbiamo voluto quest'anno, proprio per evitare qualsiasi manipolazione. Allora, quest'anno i premiati saranno quattro, perché una signora che non vuole essere nominata, perlomeno possiamo dire il nome ma non il cognome, si chiama Doriana, ha voluto offrire una pigotta al quarto classificato, per cui chi si classificherà quarto vincerà questa pigotta offerta dalla signora Doriana. Volete aprirla voi la busta? Dai, apritela voi. Siamo io l'assessore. Consigliere, scusami, io vado male con la politica, malissimo. Allora, cominciamo proprio a premiare il quarto classificato. Quindi, vince la pigotta offerta dalla signora Doriana, Manis Rebecca, con bravo Rebecca! 41 punti. Tieni Rebecca, questa è la tua pigotta e questo è un pensierino offerto dalla farmacia. Terzo classificato con 42 punti, Andrea Fino. Tu sai i premi, Alessandra, Andrea, quindi tu sai cosa devi dare. Andrea, vinci le caramelline, un giochino e un buono. Poi vai lì e ti prendi, offerto da Zoomania, ti prendi la vaschetta con un pesciolino. Sei contento? Però aspetta, Alessandra, c'è ancora questo. Sì, c'è anche poi questo. Dolcis in fondo. La medaglia di bronzo per Andrea. Bravo Andrea! Un applauso per Andrea Fino! Secondo classificato con 44 punti, Mergola Andrea! Questo è il pensierino e questa è la medaglia. Bravo Andrea! Allora, primo classificato, quindi medaglia aspetta d'oro, prendiamo tutti i gadget, con, vediamo i punti, guardiamo i punti, 54 punti e la canzone era L'Uomo Tigre! Finite, siete liberi, sì, sì, grazie. Premiazioni, ah. E la prima è andata, Alessandra. Nota dolente adesso, perché no, facciamo una cosa, è facile, cioè l'emozione è uguale per tutti, ma per i grandi, ai, sì, mi fa male, ha ragione. Senti Alessandra, io direi di fare prima questa premiazione.
Okay. Visto che abbiamo Francesco sul palco. Francesco vota premia. No. Francesco premia. Allora, come vi avevo detto prima, silenzio per favore. Come vi avevamo detto prima, c'è stato un premio che noi organizzatori abbiamo voluto dare alla voce più bella. Quindi premierà Francesco. Adesso apre la busta e vediamo chi è la voce più bella secondo la nostra giuria. Chi è stata la voce più bella? Lo scirocco le sta facendo incollare per bene. Meno male che era tramontana, È vicina. Scusate, probabilmente a 4 chilometri. Premio, più bella voce. Lo dico con orgoglio, Fanciullo Giuseppe. Bravo! E dov'è? Eccolo! Bravo Mimmi! Con Anna abbiamo incominciato così per caso, la cantavamo insieme, la cantavamo, adesso la canto da solo. Grazie a te Pippi, sono contenta anche per questo, perché io e lui abbiamo fatto piangere un sacco di persone quando cantavamo questa canzone. Brucia, signori. Questa allora, brucia. Sul palco, tutti i cantanti e Angelo Aprile, per cortesia. E tutti i cantanti. E tutti i cantanti, Pippi, vieni sul palco, ritorna sul palco. Allora, anche qua cominciamo dal quarto posto. Sì. Dammi Alessandra che apro la busta. E se vuoi il promemoria c'è sulla cartellina. Bigotta in mano ad Angelo. Eccola, bigotta, qua. Eccola. Ricordiamo che è un premio offerto dalla signora Doriana, quarta classificata. Ho già detto che è una donna. Sì? Sì, vieni. Io prima che ci sia l'esito, volevo fare un applauso veramente per tutti. Per l'impegno che hanno messo e sono stati veramente bravi, senza nessuna distinzione. Bravissimi, veramente bravi, lo dico con orgoglio, bravi. Allora. Scusa Anna, sai, dovevo riuscire dal po'. Certo, ma tu puoi farlo, devi farlo. Allora, abbiamo detto che premia Angelo Aprile. Quarta classificata, Carmen Cacciatore! Carmen! Ricordiamo, ha cantato una canzone di Elodie, Carmen. Ma poi voi andate a salutare tutti i giurati giù, ragazzi. Dopo andate, per favore, vi chiedo una cortesia, dopo. Andate tutti giù e ringraziate anche i giurati che sono giù, ok? Grazie. Terzo classificato. E cosa vince Alessandra? Perché io non ho la cartellina con me.
vince un bracciale offerto da Atelier dei Preziosi Ruffano. Oh, terzo classificato. Oh, anzi, facciamo premiare da Fabio, va. Daglielo a Fabio, vai. Quindi il prossimo anno viene in giuria, no? Il primo classificato, ricordo, il primo. Okay. Allora no, te la sei salvata. Terzo classificato Enrico Antonazzo. Classificato il signor Angelo Aprile, quindi diamo il premio, diciamo che premio è Alessandra. Il secondo premio è una collana offerta da l'oreficeria Sunna di Poggiardo. Secondo classificato del Festival Cartoons per l'Unicef 2016, che ha detto secondo classificato è in maschio. Generale, scusa. Oh, Valerio Rizzo! Prendi la bandierina, andate a salutare i giudici che sono giù. Bene! Stewart! Primo classificato, quindi il prossimo anno di diritto andrà in giuria. Non mi avete messo i punti, ma magari poi me lo direte quanti punti hanno preso, ok? Poi dopo guardo, perché sono curiosa di sapere, perché sono stati davvero molto bravi. Il premio è il primo classificato Fabio Zappatore. Bene Fabio, vieni Fabio, guarda. Che è stato vincitore lo scorso anno, premierà anche quest'anno il vincitore. Allora aspetta, perché vedi che c'è altro. No, mi sono sbagliata, scusami, ho fatto la mia gaffa. Vince dimmi Gianni, dimmi, ci sono i punti, vabbè, ma non importa, poi magari lo diciamo dopo. Gianni, tranquillo, no, non c'è problema, ci fidiamo, tanto la busta era chiusa, quindi non c'era nessun problema. Vince il Festival Cartoons dell'Unicef per la categoria Senior 2016. Della categoria Junior, quindi la canzone vincitrice del però aspetta Alessandra, prima di premiare le due ragazze, chi delle due avrà vinto, volevamo dire che noi, come ogni anno, mettiamo in palio una bigotta che va all'asta. Il nostro sindaco via informatica, via telefonica, l'ha acquistata lui, quindi questa bigotta va al nostro sindaco Massimo Martella. Grazie Massimo. Bene, io vorrei sul palco il presidente di giuria e Gianni, puoi venire tu per i presidenti, e vorrei Daniele Micello. Daniele, vieni. La
busta dov'è? Ecco dov'è la busta. Allora, questo macello di buste non capiamo più niente, eh? Eccolo, eccola premio qua. Speciale Totò Formica. Ricordiamolo, premio speciale Totò Formica. Prendiamo. Premia il nipote di Totò, Daniele, ciao Daniele. È arrivato, sono felicissima che il premio lo dia tu per lo zio Totò. E poi il nostro presidente Gianni, vieni Gianni. Allora Gianni, lui è il nipote del nostro amatissimo Totò, lui è uno dei nostri presidenti. Questa sera voi decreterete la vincitrice, perché sono due ragazzi, quindi una delle due sarà la vincitrice ufficiale del Festival Cartoons per l'UNICEF 2016. Allora Gianni, io lo faccio dire a te, apriamo la busta perché noi siamo pieni di gadget. Guarda, la busta è questa, Gianni. Sì? Diamo i premi a Totò, così premierà Totò. Daniele, scusami, beh, guarda. Questa gliela facciamo vabbè, mettere al nostro come, presidente di giuria. Sì, è come se premiasse Totò. Quindi, Daniele, scusami. Gianni, sono talmente affezionata a tuo zio che mi viene spontaneo. Fammi spiare, dai. Vince il Festival dell'UNICEF 2016. Paccaro? Paccaro, Rebecca! Lei è la vincitrice del Festival. Brava Rebi! Bene! No, però aspetta, aspetta. Aspetta Giada, per te c'è un premio di consolazione. Per te. Vale comunque l'impegno, era, indipendentemente da che avesse vinto. Questo è un presente offerto dall'oreficeria degli Arti Preziosi di Ruffano. Grazie a voi. Aspetta, quello lì. Allora, come ringraziamento da parte nostra per Totò, e grazie anche da parte nostra per essere stato qui con noi e per essere intervenuto migrando la vincitrice, insomma, del premio intitolato a Totò. Queste sono una Zia Teresa e una personale per te, per ringraziarti della venuta qui. E allora, è stato un piacere voi. Ci si infuso. No, ma devo dire una cosa io, Se ne sono andati tutti. Vabbè, fa niente, rimane più intima la cosa, allora, dai. Noi organizzatori ti vogliamo ringraziare per essere venuto da lontano, da molto. Sì, sì, da molto lontano. È sempre un piacere e io ringrazio vivamente a Sergio e Anna, a te Alessandra e Francesco, come sempre impeccabili, e grazie e buonanotte a tutti. Grazie Gianni, però aspetta, io devo dare un pensiero ai miei compagni di viaggio. Ma prima dobbiamo dare signor Francesco, signora Alessandra, grazie. Poi c'è il pensiero per Gianni, che io sto cercando disperatamente la scatola. Anna, lo so. Vabbè, intanto te lo mostriamo così. Questo è un angioletto come ricordo della serata, ci ha pensato la nostra Annina. E questo per ricordarti di questa meravigliosa serata. Prossimo anno! Buonanotte a tutti! È stato bellissimo! Grazie Nocigna di esserci stata anche quest'anno! Grazie! Ciao! Grazie ancora!